Il crayon a disco mi fa pensare a delle atmosfere tranquille, ai bambini che giocano, che ascoltano questa musichetta. Spesso riproducono delle musiche classiche e a volte, nei più moderni, invece delle musiche quasi pop. Ma i crayon a disco, come sono fatti? Vediamo. Gli iPod sono il simbolo dell'era digitale, ma l'emozione che regala la melodia di un crayon resta ineguagliabile. Infatti, ad oltre un secolo dalla fine della loro epoca d'oro, questi strumenti meccanici conservano un fascino unico e i loro dolci motivetti sembrano riportarci indietro nel tempo. Un disco che gira, una ballerina che danza e un cofanetto finemente lavorato. Prima della televisione, della radio e del grammofono, il crayon faceva risuonare le case. Oggi se ne costruiscono riproduzioni fedeli con strumenti ad alta tecnologia. Si modella la ruota della carica a molla e vi si incidono i denti. Questa ruota dentata è simile a quelle degli orologi, un dispositivo di precarica. Poi una lamina di acciaio lunga 6 metri è inserita in un piccolo cilindro di lamiera di ferro. Così viene modellato il cilindro, il dispositivo che accumula l'energia meccanica della carica. Una volta inserito l'innesto, sarà pronto e carico in un attimo. Una lama circolare incide i piombi, i pesi che accordano la lamina del pettine. Più sono pesanti, più la nota prodotta è bassa. Per accordare le lamine, un tecnico accorcia le estremità dei piombi. Pizzica un dente per produrre una nota, quindi ne misura l'intensità con un accordatore elettronico. Ripete l'operazione più volte per accordarla perfettamente. È un passaggio decisivo per assicurare che ognuno dei 76 denti del pettine suoni la nota giusta. Ogni dente ha uno smorzatore che riduce le vibrazioni. Gli smorzatori sono montati vicino al cilindro munito di copiglie che, sollevando i denti del pettine, producono le note. Gli smorzatori sono allineati con le copiglie. Il tutto è fissato su una piastra di lamiera di ferro detta platina. Con una specie di pinzetta si controlla la tensione degli smorzatori e si apportano le dovute regolazioni. Ora si fissa il pettine superiore alla platina e lo si gira per montare quello inferiore. I crayon a doppio pettine hanno un suono più ricco e armonioso. Si regolano ulteriormente gli smorzatori per garantire che ci sia la giusta distanza rispetto ai denti del pettine. Si monta la barra che tiene fissato il disco finché il crayon suona. Poi il telaio del motore a molla è fissato sul cofanetto, seguito dal caricamento e dagli ingranaggi del disco. Il cilindro è fissato agli ingranaggi. Qui si installa il regolatore di velocità, un dispositivo che permette di controllare la rotazione del cilindro. Si carica la molla in vista del collaudo. Poi si controllano tutte le parti per assicurarsi che il motore a molla funzioni bene. Se il risultato è soddisfacente, si procede a montare gli elementi musicali, a partire dalla tavola acustica, che amplifica il suono. Poi la platina con il doppio pettine assemblato è montata sulla tavola acustica. Si avvitano al cofanetto dei braccetti di supporto che sosterranno il disco. L'assetto viene verificato con un finto disco. Quello vero non ha microsolchi, ma dei fori, come le schede perforate delle vecchie pianoforte. Questo disco funge da matrice per aprire i fori nel sottostante disco placcato in rame. Sull'altro lato si formano dei riccioli e saranno proprio questi rilievi nella superficie metallica a far partire la musica. Quando la molla caricata fa girare il disco, i rilievi innescano le copiglie del cilindro. Queste, a loro volta, pizzicano i denti metallici del pettine.
Non è certo musica digitale, ma l'effetto è garantito. Il Carillon è sicuramente un'invenzione destinata a durare nel tempo.